Previ, partiamo subito, dai, non perdiamo tempo. Allora, canzoni travisate, tra l'altro, perdonami, segnalate a a.prevignano@dj.it. Naturalmente. Ma è una gioia, ragazzi, dobbiamo partire da qua. Ma va bene, va bene. È Natale. Posso dire, non sbaglia mai, teniamocelo. Guarda, su. Io se fossi una suora, qualsiasi, avessi un mai una gioia sotto mano, gli darei una bella pizza, così. Così. Ma non ce l'hai sotto mano. Fallo, fallo con la bocca. Bravo. È più. È più. È con la B. Queen, The Show Must Go On. Cosa c'è ancora da travisare? Cioè, basta. Non è proprio Queen. Natalizia, diciamo. Non è natalizia, no, non sono canzoni natalizie, ma sono a tema natalizia. Freddie Mercury arriva a casa il 24 per la cena di Natale con un bilico carico con 36 bancali di dolci natalizi. Però si fa perdonare perché sta tutto l'anno in tour. Fuori, certo. La zia Mercury, la sua zia. Sì, zia Mercury. Ma Freddie, tesoro, non dovevi spendere tutti sti soldi, no, così questo accento briazzolo. Sì, e poi si spreca la roba. Si spreca la roba. E poi lui risponde con movimento pelvico, ma i soldi spesi, ma che qui c'ho il panetton. Un po' con gestino pelvico così. Se il 24 mettete il panettone a tavola, fatelo cantando così. Bravo. Secondo segnalatore, una segnalatrice, Laura Urbinati, Casualties, We Are All We Have. Uno si droga, uno beve, uno frequenta locali equivoci e alla fine... Hai cominciato dicendo bravi. E alla fine ad addobbare la sala prove per Natale rimane solo lui, il cantante Jorge Herrera. Ah. Gli altri arrivano e ingratissimi dicono, oh, che decorazioni di merda. Che brutto. Che brutto, mamma mia. Un po' come noi con l'ancia. Ogni anno ce la mettiamo in questa roba. O come i romani con Spelacchio, l'albero che è a Piazza Venezia. Ma lui, senza perdere la calma, risponde, oggi sono solo a organizzare qui. Quindi, lui da solo a mettere le palline, cacchiato nero, altro che spinte da natalizio. Cavalli Acoustic Quartet, Jeff Buckley, Alleluia. Fino adesso era rimasta illibata questa canzone. Niente. Jeff Buckley torna in Calabria giusto per salutare e scappare, perché lui queste baccanali di cibo non gli piacciono. No, la cucina calabra neanche gli piace tanto. Lui è cittadino del mondo, se ne frega delle tradizioni, è un alternativo. Gli danno dell'anduia, assaggia che è buona. Sì, è buona, però non è alternativa. L'anduia certo, non è alternativa. Certo. Ma Fangul gli dice nonna. Ma no, nonna, cerca di capirmi. E poi le domanda, non hai una versione tu di Nduja? But now you never show that to me, do you? Cioè, una alternativa. Una alternativa. Nduja. But now you never show that to me, do you? C'è questo tu che è veramente calabrese. Calabrese. But now you never show that to me. Never show. E poi Max Giorgi, Daryl Hall and John Oates, Man Eater. Daryl Hall si è procurato ustioni di quarto grado sul 70% del corpo, cucinando per Natale l'anatra flambè. Anatra flambè. Con la benzina la fa, però dai. Con le Molotov, come la cucina? Peraltro, un'anatra flambè tutta per se stesso, perché come amici ha solo John Oates, che però è dai suoi a Cisternino. Quindi niente. Telefona e gli spiega la situazione. Hai qualcosa per alleviare la scottatura? E John Oates risponde: ce l'ho le pomate, dai. Natale non è da buttare, dai. Allora, mai una gioia, ripartiamo da lui. Sì? Brenda Lee, Rockin' Around the Christmas Tree. Classicone. Brenda Lee parte a cucinare dal 21 settembre, è un po' apprensiva, peraltro è una molto informale, raffinatezze e impiattamenti non fanno parte della sua cucina. Quando arrivano i primi ospiti, il 25 li invita in cucina e gli dà dei pezzetti di pane, poi apre il frigo dove ci sta un vasiotto da 6 litri e li invita a fare quello che la buona creanza dovrebbe vietare. Cioè? E dice, è ricotta, pucciate, ci sta.
kabocha has to stop. C'è il pane guaricotta. Cucciateci sta. Poi dal 21 settembre che sta cucinando per fare sta roba. Ha tagliato il latte, che ha fatto? Tutto lei. Cioè, vai a casa sua e la novità è questa. Piatto di ricotta e tu puoi fare il frigo. Se lo dice lei, vabbè. E poi Max Giorgi, Amanda Lear, Tomorrow. Pare una sorpresa che fino ad oggi non fosse stata travisata questa. Abbiamo cantato in tutti i modi, dai. Amanda Lear, come ogni Natale, fa le telefonate ad amici e parenti. Quella a cui tiene di più è quella a Gloria Gaynor, che vi ricordate che stava in Trentino a farsi i portafogli sulle scie? Sì, è una vecchia travisata, sì. La chiama al cellulare e le dice in maniera molto internazionale: Where are you? Kanazei? E poi si lamentano con noi degli accenti sbagliati, guarda. E poi ripartiamo da Gianmarco Marconi, Black Sabbath, Paranoid. I nipotini di Ozzy Osbourne si riuniscono a Natale attorno al camino per sentire zio Ozzy che racconta storie e le edifica. Immagino. Sai che belle storie. Tipo la fiaba dei due principi innamorati della principessa. Il primo principe le propone macchinone di lusso e una vita di ozzi e agi. Il secondo le propone un impiego precario e una vita da casalinga. E la principessa ovviamente sceglie il primo. E sapete, bambini, dice Ozzy, quale proverbio sintetizza questa vicenda? Tremo. No, aiuto, ve lo dico. Aiuto. Pronti? Aiuto! Vai, allontanati i bambini, vai! Pippo ficca e scusa, Pippo ficca e Bilsa in picca. Quindi i due principi erano Pippo e Bill. Quindi Pippo ficca, Pippo ficca, che vuol dire, se non l'aveste capito, Bill se picca. È diventata per me una delle migliori cinque dell'anno. Adesso. Io ve lo dico, tatuaggio Pippo Ficca. Ma poi va bene per qualsiasi cosa. Hai visto la morale? Hai visto quello lì? Ha giocato al Superenalotto e ha vinto. Quello tutta la vita, tutta la vita a lavorare e c'ha i buffi con tutti. Ci vediamo domani. Linea Fabio Volo con un quarto d'ora. Ancora. C'era ancora. Ho sottovalutato una. Il potenziale. Ancora una. Matteo Tanganelli, Clean Bandit, Sean Paul, Rockabye. Dopo l'abbruttimento a Cibario, i Clean Bandit, Sean Paul e l'arbitro Fabio Maresca da Napoli decidono per un gioco di società. Sono lì, obbligo o verità, dove racconti una cosa verissima sul tuo conto oppure paghi pegno e devi fare qualcosa di indecente. Tocca a Sean Paul, che non ha capito un cazzo del regolamento, e rivelando una verità non sua lascia tutti a bocca aperta dicendo: Clean Bandit c'ha una palla. Chi è Franco Russo? Clean Bandit c'ha una palla. Ma su di te la verità è imbarazzata. Su di te, su quell'altra. Facciamola risentire. Tu mi stai dicendo che c'è qualcosa di meglio di questo? No, lo dice il magister. Magister però è garanzia assoluta. Ok, secondo magister è dopo il disco di Annalisa. Direzione la vita, sono le 8:50. Abbiamo scoperto, sempre grazie a voi amici, che ieri ricorreva il compleanno delle canzoni travisate. Era il 17 dicembre 2012. Sono passati 5 anni di travisate. Nate in realtà prima da un best, sì, e poi dalla classifica delle canzoni con un testo, com'era? La chiamavamo classifica canzoni con testo nascosto. Ah, che è praticamente quello che fanno coloro che ce le scippano, non citando. Sì. Ma tutti vi quereliamo. Uno per uno ci facciamo i soldi, perché le travisate le potete ascoltare solo su Radio DJ, perché solo Radio DJ ha degli ascoltatori tipo Maina Gioia. Tipo Maina Gioia. Di Martin Walker,
Walking in a Winter Wonderland. Di Martin ha un'età, i nipoti non lo vanno più a trovare a Natale, questo lo rattrista molto. Lo chiama Barbara Streisand per capire come sta e lo sente effettivamente molto molto, molto giù. Non passano a trovarmi, te credo, l'ultima volta, credendo fosse divertente, hai messo l'attack sull'asse del water. Scherzo del cazzo. Dice Barbara Streisand. Non viene nessuno. Vabbè, ma tuo nipote Toffì, che mi sembra quella più simile a te per umorismo, Toffì. Non viene. Sì. E lui sconsolato risponde: Toffì se ne frega del pranzo da me. To face unafraid of the plans that been made. Cattivo. Questo è vero, questo è italiano. To face unafraid of the plans that been made. Poverino, povero, bene, povero, ma c'ha ragione. Sarà vabbè, che lei ha fatto il rognone con la segatura. Lei non ha riso tantissimo. E poi l'ultima, la piegatura. Uno, la numero uno secondo Lance e Prevignano, la commissione. Valentina, Jamiroquai, Little L. Perché ogni volta che mettiamo un pezzo di Jamiroquai è perché anche lui qua, attenzione. Meatloaf, Notorious B.I.G. e Aldo Fabrizi si sono spiaggiati sul divano dopo la tombola. Chi li rialza che più? Che tritti, ragazzi. Con passo felpatissimo J.K. si aggira tra i tavoli sparacchiando leggiadro con il cappello buffo sempre, certo. Ma come fai a essere così leggero e scattante dopo aver mangiato capitone fritto impastellato? Certo. E lui, sinuoso e svolazzante, risponde: ragazzi, fate Pilates. Quindi il segreto è quello, bisogna fare Pilates, ragazzi. Così abbiamo dato la colonna sonora alle centinaia di istruttrici di Pilates all'ascolto. Pensavo fosse una gag. No, pensavo è vero, l'allergia di gioco dei tempi comici, l'allergia alle palestre. Invece no, ragazzi, io sono il detentore del record, vi ricordo, il doppio starnuto. Sì, non è possibile. Ah, maledetto raffreddore. Per fortuna oggi vado a casa più saggio. E questo è accaduto anche a voi se avete ascoltato questa puntata. Trovate il podcast delle canzoni travisate alle 11 su dj.it. E voi direte: ma che cosa abbiamo imparato ma oggi? Ma cosa abbiamo imparato? Pippo Picca e Pilsen Picca. Grazie Prevignano, grazie Lancia, grazie Patrizio, grazie Stellina, e torniamo domani puntuali alle 700, non più alle 730. Buon lunedì da parte di Giorgio, Gabriele e Furio. Di Milano, ciao Fabio Volo, ciao a tutti, a domani. Senti che grinta che sale.